contro qualcuno o contro qualcosa, ma a favore di, a favore dei nostri giovani, a favore delle nostre famiglie, a favore del lavoro, perché il lavoro è fondamentale per una vita dignitosa, senza lavoro non c'è dignità, perché non c'è risorsa, non c'è possibilità di soddisfare i bisogni primari. Io credo che mai come oggi si senta questa necessità, perciò voglio sgombrare il campo da tutti quelli che in questi giorni si sono permessi di cavalcare la nostra manifestazione dicendo delle cose che non sono vere. Intanto noi non siamo qui per dire quello che va bene e quello che non va bene su questa realtà, lo sappiamo tutti quello che non è andato bene, perché nessuno di quelli che c'è qui ha tolto l'acqua agli immigrati l'8 d'agosto, ha fomentato la rivolta, la provincia si è impegnata nelle liste di collocamento, sono stati iscritti 250 immigrati, hanno trovato lavoro 170 per circa 30 giorni di media. Il resto è tutta fuffa, tutta cosa che non è vera. Se sono arrivate più persone qui, la responsabilità di chi le ha fatte venire non è certamente nostra e non ce la vogliamo accollare, primo punto. Perciò che sia chiaro che se qualcuno ha la coda di palla non se la deve prendere con la Lega Nord. Secondo punto, noi siamo cristiani e praticanti, amiamo le preghiere e preghiamo anche tutti i giorni, però che non ci si venga a spiegare di pregare per l'accoglienza, di pregare per altre cose. Noi preghiamo per i nostri missionari, per le persone che si danno da fare e aiutare i poveri, non le persone che non si danno da fare o le persone che sfruttano l'accoglienza o sfruttano l'assistenza, ancor peggio. Perciò noi siamo qui questa sera a dare una testimonianza importante di quello che crediamo nel mondo del lavoro e stop all'immigrazione. Guardate la Svizzera cosa ha fatto, guardate quello che è successo. Se dai la parola al popolo, il popolo è sovrano e in questo caso il popolo ha detto gli immigrati non li vogliamo più, vogliamo che vengano qui sotto altre forme ma non come immigrazione che ci prendono il posto di lavoro, e noi su questo ci crediamo. E soprattutto sull'argomento di accoglienza o di vedere di salvare queste signorine lungo le strade che la sera popolano le tante strade della nostra provincia, il 12 febbraio il nostro movimento ha depositato un testo referendario per la riapertura delle case chiuse, soprattutto perché ci sia la possibilità che queste signorine siano veramente accolte in strutture di accoglienza serie, che se vogliono esercitare questa professione la esercitino, ma soprattutto che abbiano dei vincoli sanitari e dei vincoli di salute importanti per loro, e prima che finisca la giornata paghino anche le tasse, perché qua le tasse non li vuole pagare più nessuno, li pagano solo gli imprenditori seri e onesti. E abbiamo presentati altri referendum, il primo è l'abolizione delle prefetture, dei prefetti, altro referendum importante è quello dell'abolizione della legge Fornero, questa famosissima legge. La maggior parte delle persone che parlano con noi hanno problemi di lavoro, gli ultimi anni di lavoro sono stati lasciati a casa pensando alla pensione e la pensione non c'è più, problemi sulle assunzioni. L'altro aspetto è che chi fa un concorso pubblico deve avere la cittadinanza italiana, basta che nei concorsi pubblici vincano quelli che non hanno la cittadinanza italiana. L'ultimo referendum importante è quello sui reati di opinione, anche lì un aspetto importante che va visto, perché non è possibile che se dici qualcosa contro la Lega Nord dicono di tutti i colori, non succede mai nulla, ma se uno dice qualcosa di opinione diversa rischia tantissimo. Allora su questo aspetto qua è grave la situazione, ma la Lega ha depositato questo referendum e ci attiveremo per raccogliere 500.000 firme perché saranno fondamentali. Ecco, io questa è una piccola premessa, adesso cederei volentieri la parola al nostro capogruppo in comune di Saluzzo, Domenico Andrés, che in questi anni ha lavorato serratamente e in prospettiva anche di questo 25 maggio rilasciamo la parola. Grazie Domenico. Buonasera a tutti, sono orgoglioso di vedere così tante persone a Saluzzo, che a Saluzzo il voto Lega Nord e soprattutto le riunioni della Lega Nord hanno trinto. A Saluzzo abbiamo fatto un po' così, molti condividono le problematiche sull'immigrazione,
e pochi hanno il coraggio di esprimere come sottoscritto, come tutti noi quanti oggi in questa piazza. Io però vorrei rimarcare, e scusatemi se leggo perché oggi abbiamo subito un attacco forte per Gattocene da parte di un'associazione cattolica, e quindi non vorrei che le mie parole venissero travisate. Questa non è una manifestazione contro i diritti umani, non è una fiaccolata contro gli immigrati che vivono civilmente e sono integrati nella società civile. Questa non è una fiaccolata contro chi ha un colore diverso dal nostro. Io sono cristiano, cresco i miei figli secondo i trattati cristiani, nel rispetto dei più deboli e delle regole. Mi ritengo un buon cristiano e un buon padre, e sono qui a manifestare e dire no all'immigrazione clandestina che troppe volte sfocia nel malaffare e nell'ipocrisia. Il male non siamo noi cittadini italiani, il male è questa incapacità di governare e arginare i flussi migratori che certo non possiamo fermare. Ma regolamentare certo che sì. Questo lo chiediamo con forza. Regole precise per chi viene da immigrato clandestino sul nostro territorio. Che non passi l'idea che chiunque arrivi da noi può tranquillamente considerarsi in pensione permanente. Che può tranquillamente delinquere, tanto prima o poi qualcuno porta un decreto svuota carcere. Ecco, noi a questo tipo di immigrazione diciamo no, basta, non ne possiamo più. Siamo pronti al confronto con chiunque ce lo chieda, ma un confronto serio, non un confronto ambiguo come quello che è stato proposto oggi da un'associazione cattolica. Viva la Lega! Grande momento, Paolo De Marco, nostro capogruppo in provincia, giovane fondamentale per il nostro lavoro provinciale. Grazie Giorgio, è un piacere vedervi così tanti qua questa sera con questa fiaccolata. Abbiamo deciso di fare questa cosa perché siamo stufi di avere questa immigrazione selvaggia. Non possiamo più sul nostro territorio permettere l'ingresso di tutti quanti. Non possiamo più garantire i servizi sociali, i servizi sanitari a tutti. Non ne abbiamo più. Il lavoro sta scarseggiando e l'immigrazione deve andare di pari passo con il lavoro, altrimenti non c'è più posto per tutti. Grazie ancora a tutti quanti della partecipazione. I nostri giovani, la nostra forza, Paolo è uno di quelli, Alberto Brignone, Movimento Giovani Padani, responsabile del Piemonte. Buon Alberto! Sarò brevissimo perché hanno già detto tantissime cose, io faccio solo una considerazione, quella che viviamo in un paese strano, l'Italia è un paese strano perché nel resto dell'Europa c'è la Svizzera che chiede ai cittadini di esprimersi, in Inghilterra 2 settimane fa il Premier ha deciso che bisogna regolamentare gli ingressi degli immigrati in Inghilterra, in Spagna hanno fermato con una legge 10 anni fa gli immigrati che arrivavano dal Nord Africa. Noi, oltre ad essere talmente particolari da avere 2 Premier, avere 3 Premier se contiamo anche Napolitano, noi cosa facciamo? Noi sulla situazione Saluzzo, lo Stato italiano non è riuscito a dare una risposta, gli unici che sono riusciti a dire qualcosa, a dare qualcosa è stata la Lega con la legge Bossi-Bossi che ha regolamentato gli ingressi degli immigrati, ed è stata la Lega quando con Maroni, ministro degli interni, ha bloccato gli ingressi per 3 anni, solo la Lega è riuscita. Questo è un disegno di questa Europa criminale che vuole far diventare i cittadini non come semplici, come cittadini, ma come merci. Vuole un'invasione da parte di 1 miliardo di clandestini che arrivano dall'Africa, vuole mischiarli in Europa e non dare delle regole. Noi questo non lo vogliamo. È impossibile che in questo Stato, dove ci sono 5 milioni di disoccupati italiani, ci sono 3 milioni di immigrati che non lavorano, non possiamo mantenerli. Va bene l'accoglienza, va bene la carità, va bene tutto, però prima i nostri. Quando noi spendiamo
450 milioni di euro, e questa è la cifra che ha dato lo scorso anno il governo italiano per pagare i sussidi, per pagare i sussidi a tutti quegli immigrati che sono entrati, e non è capace, di destinare dei fondi ai nostri. In questo momento dove le aziende chiudono, dove le aziende cercano i soldi per la cassa integrazione, questo è uno Stato fallito. E io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e mi rivolgo a tutti quelli che ti ascoltano, in particolar modo ai giovani che vanno magari a cercare lavoro, ai giovani che in Italia sono il 42% disoccupati. Per fortuna la situazione non è così in provincia di Cuneo, ma nelle altre zone del nord, in Italia la disoccupazione dei giovanile è quasi al 50%. E quindi per questo vi chiedo, unitevi a noi, combattete con noi, perché quando andate a chiedere lavoro e il datore di lavoro di un'azienda purtroppo preferisce scegliere chi si accontenta di 3-4 euro all'ora, non è perché voi volete di meno, ma perché purtroppo non possiamo più mantenere, non possiamo più tenere questi immigrati che vengono in questo paese senza prospettive. Non è un discorso di razzismo, è un discorso che se non c'è posto, non ci sono posti di lavoro per noi, figuriamoci per chi viene da fuori. Grazie mille, viva la Lega, grazie. Alberto, Claudio Castaldi, Movimento Sole del Padale, provincia di Cuneo. Flavio, giovane, aiutante della sezione di Fossano, si vede. Grazie. Noi siamo passati prima là davanti, al Duomo, e ci hanno detto: voi vi state ammazzando tutti, siete contro una razza, siete razzisti. Guardate, il lato umano noi lo sappiamo solo noi, perché quando ci sono stati, quando non ci sono stati morti in mare, quando Maroni ha bloccato gli sbarchi, zero morti in mare, per forza, perché non arrivavano, arrivavano secondo la legge Bossi-Bossi, come giustamente ha detto Alberto prima. E poi quando arrivano in qua cosa fanno? Sono presi dalle associazioni umanitarie e lasciati al loro destino. Se non lasciate al loro destino, vanno a vivere sui ponti, sono costretti a vivere di irregolarità e di criminalità, per forza devono vivere anche loro. Però non è questo, il modo in cui vogliamo, questo è lo Stato che vogliamo vivere noi. Noi vogliamo che con le associazioni, l'umanitaria padana in primis, aiutarli a casa loro. Solo così se possono vivere una vita dignitosa, crearsi qualcosa con le loro stesse mani a casa loro. E noi dal nostro punto di vista continuare a vivere malamente o peggio o magari qualcosa in meglio, secondo le nostre forze. Grazie a tutti. Allora io direi, possiamo ancora, abbiamo una donna qui che parla a nome di tutte le donne che ci rappresentano nella Lega Nord. Qui dalla provincia di Cuneo abbiamo anche Anna Mantini, ma la presidente Gianna Gancia, che è presidente del nostro movimento nazionale. Chiedo lei anche di intervenire, grazie Gianna. Eccola qua, a te presidente. Buonasera a tutti, ciao a tutti, ringrazio tutti voi per essere qui. Non è un momento facile per esporsi e ci vuole coraggio. Non fossi una donna direi un'altra parola, però ci vuole coraggio in questo momento, perché ci hanno dipinti come beceri, ci hanno dipinti come cavernicoli, ci hanno dipinti come ladri, ma noi siamo in una dittatura. Adesso in questi giorni Alan Friedman deve venircelo a raccontare, perché non un giornalista italiano è stato in grado di dire quello che è avvenuto da 3 anni a questa parte, ed è una vergogna. Oggi, domani, si instaurerà un governo di una persona che ha governato la provincia come me, e lo dico senza tema di essere smentita o senza paura di prendermi delle denunce, perché l'ho già detto pubblicamente, una persona che si chiama Matteo Renzi, che se la giustizia funzionasse in Italia dovrebbe essere a trattare con la Corte dei Conti per come ha malversato le casse della provincia, e anche con la giustizia per tutte le società partecipate che ha creato e per i contributi che ha messo a carico prima della provincia e poi del comune di Firenze. Ma queste cose vengono tacciute in modo vergognoso e nessuno si rende conto.
e lo dico senza motivo di essere smentita. Detto questo, per quel che riguarda l'immigrazione, noi siamo per i diritti di un'immigrazione regolata. Non c'è nessun paese tra quelli dichiarati più civili nel mondo che non abbia regole certe. Il motto della polizia recita sub lege libertas, cioè la libertà di tutti deve essere regolamentata da regole certe, regole per tutti che vadano per tutti. In questo momento il nostro paese, l'hanno detto bene prima, non può assolutamente permettersi di non avere regole certe come l'Australia, come il Canada, come gli Stati Uniti. E vi dico un'altra cosa, caro Domenico Andreis, la cosa più vergognosa è l'ipocrisia che regna su questa situazione, perché dietro a tanti di questi poveretti che muovono nel mare ci sono delle organizzazioni legate al mondo della sinistra, al mondo della Chiesa, che lucrano! Vergognatevi, vergognatevi, perché sulla pelle della gente e nel nome della carità lucrano sulle nostre spalle, ma le spalle di questa gente, ci sono giri di miliardi. L'ONU, gli stipendi che prendono quelli dell'ONU, la signora Boldrini che andava a vedere le situazioni e poi alloggiava all'Hilton con 10.000 euro di stipendio. E questa è la carità, io sono per la carità, ma Papa Ratzinger diceva che la carità, la prima forma di carità è la giustizia, e senza regole certe non c'è giustizia. Quindi, e sfruttare anche questa gente che finisce per forza, non trovando lavoro, in una situazione nel paese come questo, in mano ai delinquenti, e diventa la manovalanza per il mercato delle droghe e per il malaffare, per le mafie. Io comunque sono contenta di aver organizzato insieme a voi questa serata, perché la Lega c'è ancora, è difficile. Bertolt Brecht diceva: maledetta la patria che ha bisogno di cattivi. Noi diciamo maledetta, che ha bisogno di roschi, scusate, noi diciamo maledetta la patria che ha bisogno di cattivi, perché noi in questo momento stiamo facendo la parte dei cattivi, e sarebbe molto meglio, più facile fare i buonisti. Ma in qualcuno, per tenere un equilibrio in questo paese, in questa parte, che non è certo facile, va fatta. È per questo che vi ringrazio di cuore tutti. Allora, Federico Gregorio e Claudio Sacchetto, i nostri rappresentanti fino a ieri della regione, perché con un colpo di Stato il Consiglio di Stato ha mandato a casa i nostri rappresentanti di regione. Federico Gregorio, vieni. Grazie Giorgio, innanzitutto un ringraziamento di cuore a coloro che hanno dedicato un sabato, togliendo magari del tempo prezioso agli affetti familiari, per essere qui in piazza, per cercare di ottenere i diritti, il diritto al lavoro e i flussi migratori, perché di questo dobbiamo parlare. Questo, come diceva Alberto, è un paese strano, è un paese che apre le porte ai clandestini e manda a casa un governatore del Piemonte eletto dai piemontesi. Questo è successo in Piemonte, una vergogna, e per il terzo primo ministro di seguito, per il terzo primo ministro di seguito, non è stato chiesto il voto dei cittadini italiani, e questo è vergognoso. Ora io e Claudio siamo temporaneamente in carica, perché a maggio, come sapete, siamo mandati a casa, e quando ci si chiede ma la Lega che cosa ha fatto in questi anni? Beh, già il fatto che qualche giorno fa al Senato è stato abolito il reato di clandestinità, fortemente voluto dalla Lega Nord, e un ministro per l'integrazione ha voluto togliere, questa è stata la migliore risposta per arginare, e lo diciamo anche i nostri, ai flussi migratori non regolamentati. Ebbene sì, la Lega ha fatto questo, come la Lega ha cercato attraverso la legge Bossi e Giudavini di mettere un autarco a far entrare chi che sia in questo paese, non è servito. L'hanno citato un importante letterato, noi citiamo Giolizzi,
e possiamo dire che già nel 1900 si diceva che le leggi per gli amici si interpretano, per i nemici si applicano, e noi l'hanno applicata bene. Ci hanno mandato a casa dopo 4 anni del vergognoso, una regione che ha cercato di limitare quei organi debiti ereditati, siamo stati mandati a casa per aver cercato anche di fare riforme importanti per questo sistema piemontese. E qui siamo a Saluzzo, dove mi risulta che ci sia stato un ministro dell'integrazione che è venuto in questa splendida città, ma non è andato a trovare quegli immigrati che allora erano scappati da queste parti. È andato a Torino a parlare con un cacciatore, questo è vergognoso. E questo, signori, è la realtà. A non per dire che dico ci razzisti, ma la realtà è molto diversa. E vogliamo parlare delle carceri piemontesi. Vogliamo parlare di quanti stranieri sono nelle carceri piemontesi. Ogni carcerato straniero è un costo contro la nostra società, è un costo a carico della società e tolto ai nostri anziani, tolto al servizio socioassistenziale. Esatto, pensate quanti soldi vengono sprecati, pensate quanto non si fa per i nostri, per mantenere i nostri carcerati, il nostro dato tra virgolette. Vogliamo che anche i carcerati scontino la pena nei loro paesi, questo è fondamentale. Il microfono al nostro segretario Giorgio D'Argento. Grazie a tutti e Piemonte libero! E vi ricordo che nelle carceri il 70% sono immigrati. Giacomo, volevo ancora dire qualcosa, poi dopo la parola. Allora, io sono stata qui, ho chiesto a Maddalena, e vi prego di incoraggiarla perché vi farò un applauso, perché vuole raccontare la vostra storia con grande coraggio, la sua storia, scusate, con grande coraggio si sta mettendo in gioco proprio perché capisce... No, dai Maddalena, vai. Buonasera a tutti. Sono a favore delle persone deboli e disagiate, di qualsiasi tipo, colore e razza, perché parlo da questo posto che comunque tagli e esce sempre rosso. E però parlo per esperienza, io ho un ragazzo disabile e fortunatamente riesco a lavorare in una cooperativa ancora per poco, non si sa fino a quando. Io so solo che io ti pago 130 euro al mese di trasporto per mandare mio figlio in un centro diurno. Pago 130 euro al mese dal suo accompagnamento. Lo Stato vuol sapere da me che i 200 euro di pensione, se gli spendo un euro io devo dar conto, quando c'è un ruba ruba e un magna magna dappertutto. Io dico prima gli italiani. Brava! Prima gli italiani, bisogna dare prima gli italiani, per l'amor di Dio, perché io mi medesimo, anche se noi andassimo come anni indietro, secoli fa, degli altri stati, perché la gente che viene qua viene perché è disperata, viene per fame, questo lo voglio comprendere, però purtroppo siamo alla disperazione e alla fame anche noi adesso, e per cui bisogna purtroppo prima, cioè non possiamo fare i caldi dei fuori e i freddi dentro, purtroppo prima per noi. Mio figlio è disabile, io lavoro, io supero di un euro all'anno di sé, non riesco a avere una casa con barriere, senza barriere architettoniche. Lui me lo porta su a carponi, a fuscello sotto il braccio. Io ho chiesto alle istituzioni, no che non voglio pagare, io voglio pagare, datemi una mano. E dice, tutto il lavoro te lo puoi permettere, io mi posso permettere tra la scuola, mi posso permettere la casa, mi posso permettere tutto. Però io ripeto, mio figlio ha dei diritti per andare a scuola, ha dei diritti di fare socializzazione. Io faccio solo un esempio, è stato ammesso un corso di alta pedagogizzazione per insegnare l'italiano alle persone non italiane. Mio figlio che aveva bisogno di fare un corso di alta pedagogizzazione per un linguaggio, per avere sveglio il cervello, io ho le fatture, me lo sono dovuto pagare. E lavoro mio marito, vado a rubare anch'io, mi licenzio, vado alla Caritas e vado a chiedere anch'io tutto. E giusto questo? Un applauso perché ha avuto coraggio. È inutile sono anni che parlano, vanno avanti, solo è un magnifico. Noi che educhiamo, noi che ci diamo un salto di pensione, un euro, lo Stato lo vuole indietro, hanno tutte le cose tutte curate, di appropriazione di diritti, perché non lo prendono le cose comprate con i soldi nostri? Perché non lo prendono indietro?
è un grande cittadino. Grande da tutti voi, grazie per questa bellissima testimonianza, che è la prova dei fatti, che non basta prenderci in giro a noi perché risolvere i problemi. Claudio Sacchetto, credo che dal punto di vista anche e soprattutto dell'attività che ha fatto l'amministrativa regionale, ha fatto un gran lavoro quello di agricoltura. Il tema degli immigrati ha coinvolto il settore dell'agricoltura, laddove però io lo dico, lo ripeto, perché tanta gente ha avuto il coraggio di dire delle cose sbagliate. Gli agricoltori che utilizzano questo tipo di forza lavoro gli danno vitto, alloggio, stipendio e li mettono in regola, perché non si dicono delle cose che non sono vere, perché qui poi ti vengono a spiegare, ah ma lavorano in nero, ah ma non è vero, questo non è vero. Allora lascio la parola a Claudio Sacchetto. Grazie, non voglio aggiungere altro alle cose che sono state dette e che tutti ne condividiamo. Oggi c'è, in tutti i capoluoghi di provincia del nord Italia ci sono queste manifestazioni per dire stop all'immigrazione clandestina, per cercare di chiedere più lavoro per i nostri, per i padani e per gli italiani. In provincia di Cuneo abbiamo deciso di farla a Saluzzo, Saluzzo perché per ovvie ragioni, una città ferita negli ultimi anni dalla gestione, dalla mala gestione legata al fenomeno dell'immigrazione clandestina, l'emergenza che ogni estate ormai ahimè da 3 anni continua a crescere e non viene assolutamente affrontata a livello locale, e facendo cose del genere ci riceviamo anche degli insulti e ci vediamo classificati come razzisti. Allora, razzista è colui che strumentalizza gli immigrati cercando di portarne il più possibile, che magari dopo averli fatti venire gli toglie l'acqua suscitando anche una giusta protesta da parte loro, perché tutte le persone di tutto il mondo devono essere trattate da persone umane, quindi togliere l'acqua ad agosto agli immigrati non deve essere fatto, magari prima bisognava pensarci ed evitare che questi venissero. Il danno d'immagine, l'ha detto adesso Giorgio giustamente, che Saluzzo e tutta la provincia di Cuneo hanno ricevuto, anche grazie purtroppo a volte ad un'informazione un po', come dire, perlomeno un po' grottesca e comunque sia non legata a quella che è la realtà di fatti, cioè Saluzzo come Rosarno, voi sapete benissimo che questo non è, quindi noi dobbiamo, oltre a difendere i nostri cittadini, difendere anche i nostri imprenditori, che come diceva Giorgio non sono come quelli di Rosarno, perché qui queste cose non vengono gestite dalla malavita come avvengono in altre parti d'Italia, quindi i nostri imprenditori devono essere trattati come persone che comunque creano economia, creano benessere all'interno del nostro paese. E anche in questo caso, ahimè, l'amministrazione comunale, essendo naturalmente un'amministrazione di sinistra, di conseguenza non vedendo di buon occhio quella che è l'attività privata, l'attività di imprese, perché generalmente loro vedono di buon occhio soltanto le banche e i grandi finanzieri, vediamo di fatti adesso fra qualche mese quando ci saranno le elezioni regionali con chi si mettono, De Benedetti, tutti i banchieri di Torino e dintorni, quindi questo anche attaccatevelo alle orecchie quando a maggio andate a votare sia alle regionali che alle comunali qui a Saluzzo come nelle altre grandi città della provincia di Cuneo, se si vuole cambiare, e se si vuole cambiare anche andando a ridare dignità ai cittadini e agli abitanti della nostra provincia, della nostra regione, non soltanto gli italiani ma anche quelli che sono immigrati in Italia, in Piemonte, nella provincia di Cuneo, per lavorare, per dare una mano, per comunque cercare un futuro migliore per i propri figli, devono essere da questa parte con noi, perché noi siamo per la dignità umana, non siamo per strumentalizzare, non siamo soprattutto per dare false speranze a coloro che cercano appunto queste speranze, magari come giustamente diceva prima Gianna, ci si ritrova poi magari invischiati insieme a quelli che sono i traffici internazionali. Quindi oggi sono contento che questa manifestazione si sia realizzata, che ci sia stata tanta gente, come sempre abbiamo dimostrato, e questo voglio sottolinearlo, che le nostre tesi, le battaglie che portiamo avanti sono sempre portate avanti con grande tranquillità, con grande moderazione, perché in questo paese si confonde la moderazione con essere delle parti molli, noi non siamo delle parti molli ma siamo dei moderati, noi non spacchiamo niente, non facciamo casino e non andiamo a contestare gli altri, ma però diciamo abbiamo la volontà e vogliamo continuare a dire la nostra, ammesso che poi il governo nazionale di sinistra non introduca reato d'opinione, perché sarebbe l'ennesima prova di quello che è questo Stato, soprattutto di quella che è la sinistra, che continuano ad essere i comunisti, perché il comunismo è finito col crollo del muro di Berlino, ma i comunisti purtroppo ci sono ancora. Grazie. Per spegnere le fiaccole c'è un secchiello con l'acqua qui dietro, in modo tale che noi li spegniamo in giardino, lasciamo pulito.